Cari amici, buonasera, benvenuti in questo video nuovo. Come sempre io ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale, ringrazio chi visualizza questi video, spero che ne troviate di vostro gradimento. L'argomento di cui voglio parlarvi oggi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che mi emoziona alquanto, mi sento un po' in piccioletta barca per capirsi, per parlarvene, perché giovedì 8 ottobre per la Porto Seguro Editore è uscito il mio libro Apologia delle materie inutili. Sottotitolato Piaggio semiserio attraverso alcune discipline che non servono a niente. È per me una grande emozione stare qui a parlarvene perché era un po' il sogno della mia vita quello di pubblicare un libro e esserci riuscito grazie agli amici della Porto Seguro è per me stata una grande emozione. Di cosa parla questo libro? Sostanzialmente vi leggerò la quarta di copertina affinché voi possiate averne un'idea. Apologia delle materie inutili è un piccolo pamphlet a difesa di tutte quelle discipline spesso bistrattate nella frenesia del mondo contemporaneo. Dal greco al latino, dalla letteratura alla storia, gli studiosi o anche solo appassionati di tali materie si vedono accusati di lavorare in campi che il progresso tecnologico e scientifico sembra relegare ai margini. La tesi che l'autore porta avanti nella sua trattazione è che esiliare tutto ciò che è umanistico al rango di superfluo significa rinnegare quel sostrato dal quale, in quanto civiltà, proveniamo. Un saggio per ricordarci quanto la varietà del sapere umano sia eterogenea, prolifica e necessaria in ogni sua forma. Questo libro, l'idea di scrivere questo libro mi è venuta circa un paio d'anni fa, perché io da appassionato delle materie umanistiche, un po' quali sono queste materie umanistiche. Nel libro menziono la letteratura e la cultura latina e greca, la storia, la filosofia e la letteratura. Sostanzialmente è un libro piccolino, a me non piace, ecco, scrivere tanto perché mi rendo conto che poi potrebbe diventare pesante la lettura, mi piace essere piuttosto veloce nel raccontare le cose. E nel libro vi parlerò di alcuni autori antichi e soprattutto cercheremo di rispondere alla domanda da 1 milione di dollari. Perché dobbiamo noi nel XXI secolo sentire l'esigenza di leggere e di approfondire autori che sono vissuti centinaia, se non addirittura migliaia di anni fa? È una cosa che mi chiedevo anch'io quando li studiavo e ho sempre cercato nella mia storia di trovare delle corrispondenze tra noi, il nostro tempo e il tempo loro. E i loro, diciamo, le loro espressioni, le loro opere, capire come noi possiamo utilizzarle anche oggi. Se leggerete il libro trovate diversi esempi, ora, giusto per accennarvene uno che mi viene in mente di attualità di un testo antico, mi viene in mente che vi cito nel libro l'ottavo canto del Paradiso di Dante, nel quale Dante, nel cielo di Venere, dove ci sono gli spiriti amanti, incontra Carlo Martello. E il principe Angioino, figlio di Carlo d'Angio, Dante lo conobbe a Firenze, dove venne in visita, diciamo, intorno al 1294, mi sembra più o meno quegli anni là. E principe Angioino che morì molto presto, Dante ne fu ammirato, ed in quel canto si parla dei talenti umani. La tesi di fondo è che in ogni persona c'è un talento che viene disposto, viene gestito dalla provvidenza divina. E che l'umanità dovrebbe sempre seguire questo talento che Dante chiama il fondamento che natura pone. Quando qualcuno non lo fa, quindi non segue quel talento ma segue altre cose, rischia di perdersi e quindi rischia di non, Dante scrive, la traccia vostra è fuori di strada, cioè rischia di perdere la retta via, quindi non essere realizzato né utile alla società. Per questo motivo questo è un argomento a mio parere estremamente attuale, perché oggi tantissima gente ha delle passioni, ha dei talenti, ma tende a soffocarli perché magari ha paura che poi non si trovi lavoro, che poi non, le cose non vadano bene. Invece l'insegnamento di Dante è quello di seguire sempre quel talento, che comunque se uno vuole realizzarsi nella vita ci deve sempre e comunque andare dietro. Quindi vedete come un testo antico scritto 700 e passa anni fa trova forti riscontri anche oggi. E quindi è a mio parere estremamente importante questo. Io spero che questo libro vi piaccia, qualora foste interessati al suo acquisto, il libro è disponibile sul sito dell'editore, è disponibile su Amazon e
e sui principali store, anche ordinabile in tutte le librerie italiane. Eccolo qui, Apologia delle materie inutili, Porto Seguro Editore. Grazie.